Il vicepresidente della regione, Agatino Mancusi, ha aderito oggi alla giornata di mobilitazione organizzata dalla CISL e UIL che si sta svolgendo dinanzi alle prefetture di Potenza e di Matera per contestare l'ultima manovra finanziaria messa in campo da Palazzo Chigi. Ritengo che sia importante richiamare l'attenzione del governo, ha spiegato Mancusi, per adottare misure giuste che salvino il paese e che non mettano in ordine i conti pubblici penalizzando i cittadini ed in particolare le famiglie e i ceti più deboli. Partecipo alla manifestazione. Ha riferito il vicepresidente della giunta regionale per esprimere il forte dissenso degli italiani verso le scelte di Berlusconi e Tremonti che penalizzano i salari dei lavoratori e le capacità produttive delle imprese. Mancusi ha infine rivolto un apprezzamento al lavoro fatto fino ad ora dai due sindacati. Sono sempre fiducioso del ruolo delle organizzazioni sindacali, ha concluso il vicepresidente della regione, e il mio auspicio è che in questi momenti delicati le rappresentanze dei lavoratori sappiano ritrovare maggiore forza ed unità per appellarsi alle azioni discutibili messe in opera dal governo.